Sarà presente davanti ai cancelli dell'MTN insieme ai compagni della DL che avevano subito una violenza vergognosa semplicemente perché stavano facendo un picchetto per informare gli altri lavoratori che come loro dovevano sottostare a condizioni lavorative disumane, sfruttate, sottopagati, trattati come degli animali. Bene, quella volta c'è stata un'aggressione che ha avuto anche una bella risposta, una risposta numerosa da parte di tutte quelle componenti di Padova che insieme si ritrovano per lottare per i propri diritti, per lottare per i diritti di chi non ha voce, per dare voce a queste persone. Insieme ci siamo trovati lì e ancora una volta abbiamo visto la violenza verbale, fisica di questi mafiosi, perché la cooperativa MTN è una cooperativa a gestione mafiosa, così come tutte le altre, o gran parte delle altre cooperative con cui ci troviamo a fare i conti. Noi siamo qui ancora oggi, dopo quella volta, di nuovo, e continueremo a esserci tutte quelle volte che ci sarà bisogno di esprimere insieme in tanti la volontà di rivendicare i propri diritti, di poterlo fare senza temere denunce, senza temere criminalizzazioni, senza temere che chi effettua, chi fa la vera violenza non sia poi punito, ma essere punito sia chi, come i lavoratori delle cooperative, non ha sufficienti diritti da far, per essere tutelato anche quando reclama la possibilità di poter vivere in maniera degna.